In questa puntata volevo parlarvi di freestyle motocross, conosciuto anche come FMX, una recente variazione del motocross. Questa specialità non si concentra sulle velocità in gara, ma sull'abilità dei piloti nel compiere acrobazie durante i salti. I corridori si esibiscono infatti in salti di 45 metri di lunghezza, arrivando ad altezze di circa 18 metri. Ho avuto modo di incontrare la crew italiana per eccellenza, la Dabut, e ho scoperto qualcosa di straordinario. Vanni Oddera, classe 1980, professione Pro Rider FMX. Nato e cresciuto, come racconta lui stesso, in un paesino arroccato sull'Appennino Ligure, tra Genova e Savona. Sono a Ponte Invrea, nel Savonese, per lo Sport Action Day, un evento spettacolare che, oltre a valorizzare il territorio, ha come obiettivo quello di promuovere un'interazione costruttiva tra i ragazzi disabili e non, attraverso lo sport. Qui i Dabut si sono esibiti mostrando i loro migliori trick, evoluzioni mozzafiato ad altezze vertiginose. Vanni e il suo entourage hanno mostrato tutto il loro coraggio non solo davanti alla rampa di lancio. L'impresa più emozionante è stato quando subito dopo l'esibizione hanno fatto salire in sella i ragazzi disabili, portandoli a fare un giro, regalando l'emozione del vento sul viso e il brivido dell'accelerazione su due ruote. Questa giornata è meravigliosa perché Ponte Invrea si ferma per dedicare una giornata di sport a tutti, a normodotati disabili, una giornata dove le barriere non esistono. Poi a Ponte Invrea abbiamo il freestyle motocross, ci sarà la Dabut ed io che salteremo e poi porteremo i ragazzi in moto, l'equitazione, la piscina, il calcio, il tennis, ce n'è veramente di tutti i colori. È una cosa nuova anche perché è la prima volta che dedichiamo una giornata intera a diversi sport, quindi tutti noi siamo sparsi per il paese. Stamattina ci siamo già divertiti tantissimo e adesso andiamo avanti così fino a sera, che dopo saltiamo alto. Grande! Ho iniziato i 90 secondi di oggi parlandovi di Vanni, inventore e promoter della mototerapia di cui vi parlerò prossimamente. E oggi, prima di lasciarvi, voglio consigliarvi un libro. Il grande salto, ovvero come ho capito che l'amore per gli altri rende felici, di Vanni Oddera.